in collaborazione con Siena Auto, la tua concessionaria Fiat a Siena e Monteroni d'Arbia, da oltre 25 anni al tuo servizio. Siamo partiti con la nostra tifo, abbiamo ricevuto anche una claxonata, ma insomma si sa che in Italia il claxon viene usato anche così per marcare il territorio. Allora, prima puntata di Robur Drive, Ettore Mendicino, il capitano della Robur. Ciao, benvenuto a Canale 3. Facciamo questo giro in macchina. In realtà non parleremo delle partite, la Robur sta giocando in questo periodo, ma ci interessa un po' parlare con te per conoscerti meglio e anche farti conoscere meglio ai tifosi bianconeri, insomma. Quindi 11 febbraio 90, esatto. 26 anni, a 26 anni però hai già girato un sacco di squadre. Sì, abbastanza direi, diciamo che sono un finto giovane, mettiamola così, mi definisco un finto giovane. Ha iniziato nella Lazio. Sì, ho iniziato nella Lazio giovanissimo, esordito presto in Serie A, relativamente presto, perché comunque sia a 18 anni ho avuto la fortuna e il piacere di esordire in Serie A. Delio Rossi. Delio Rossi ti ha fatto fare una panchina anche quando eri in primavera? Sì, no, con lui ho fatto l'esordio, ho esordito al Franchi a Firenze, ho fatto 4-5 partite in A, poi comunque sia anche esperienze europee. No. Amichevoli con l'Inter, sì, se non sbaglio. Sì, anche, esatto. Belle esperienze. Sì. E sempre Delio Rossi ti ha fatto esordire poi in Serie A. Esatto, sì. A febbraio, era l'8 febbraio del 2009, se non sbaglio. Esordio in Serie A si ricorda. Esatto. Poi quando ci sono gli eventi, no? Dove eri? Quando successe, esatto. Senti, che emozione è stata quella di esordire in Serie A? Beh, la prima volta non si scorda mai, no? Si dice così in tutte le cose, quindi anche in questo sicuramente è stato veramente un ricordo indimenticabile. Fu una sconfitta, perché mi ricordo che io stavo per entrare in campo e ci fu un tiro di Mutu, respinta di Muslera e gol in tapin di Gilardino, e dico adesso non entro più, abbiamo preso gol. Invece no, sono entrato, abbiamo cambiato, dovevo entrare al posto di Pandev, sono entrato al posto di Ledesma. Senti, e poi la tua carriera ha continuato, Crotone, Ascoli. Sì, varie esperienze, in B, sì. Poi insomma, uno degli approdi forse più importanti, la Salernitana. Ma sai, comunque sia, le esperienze in B sono state importanti, perché comunque sia a 19, 20, 21 anni giocavo in B, giocavo anche con frequenza, perché facevo sempre insomma una 25 di partita all'anno, ero nazionale, under 21, però facevo l'esterno e io mi sentivo un attaccante, facevo l'esterno e... Under 21 di Casiraghi. Sì. Quindi comunque sia sono state esperienze importanti. Hai fatto anche le universiadi? No, le universiadi no. non le ho fatte perché mi sono iscritto all'università dopo e quindi non ho avuto occasione. Senti, comunque, tante primezze, la Salernitana, vabbè, Salernitana è stato anche un episodio in cui hai tenuto uno stadio intero fermo ad aspettarti, no? Hai avuto un incidente di gioco, avevi battuto la testa, sì. La partita venne fermata, poi però, diciamo, grazie a... Ah, è stato un episodio bruttino, dai, perché comunque sia, io ricordo poco, mi sono risvegliato in ospedale, non è stato un bel momento, soprattutto per le persone che, insomma, come la mia famiglia. Ogni giorno sei tornato in campo. Sì, diciamo che a tutti gli effetti sono tornato dopo un mesetto, però io riconosco che sicuramente quell'infortunio mi ha segnato e non voglio essere troppo, insomma... non voglio essere troppo crudele rispetto a quell'intervento, però mi ha segnato secondo me per l'intera stagione, perché poi alcune cose, soprattutto negli scontri, le ho un po' pagate durante l'anno. Però certo, vabbè, ma insomma una fa parte del gioco. Scura in una carriera, e comunque insomma appunto già 26 anni è costellata di esperienze tantissime, davvero. Poi c'è stato anche l'Ascoli, il Como, insomma, non sì, tutte, esatto.
dopo tanto peregrinare, ora però siamo a Siena, siamo nella Robur, come si dice, a Siena c'è un modo di dire legato al palio, no? La mossa non è buona, diciamo, cosa c'è stato che non ha funzionato nella prima mossa, no? Nella prima partenza dell'anno scorso, perché l'anno scorso la stagione è un grande... infestata da un sacco di cose, no? Però insomma arrivi a Siena in questa situazione un po' così. Ma inizialmente c'erano tutte le carte in regola per poter far bene, cioè inizialmente io sono arrivato con molto entusiasmo a Siena, sono arrivato veramente stra contento, secondo me c'era una squadra con dei nomi importanti, un allenatore da un curriculum importante, quindi c'erano molti presupposti per poter far bene. Purtroppo a lungo andare, col passare dei mesi, sono venuto a mancare delle certezze che vuoi o non vuoi sono importanti per la squadra, perché una squadra ha bisogno di determinati punti di riferimento che possono essere sia dalla società ma anche chi fa da tramite alla società. Si è iniziato a vociferare di problemi più importanti che poi non vuoi destabilizzano, a maggior ragione destabilizzano quando i risultati purtroppo non arrivavano per un motivo o per un altro, quindi noi giocatori le abbiamo un po' percepite queste cose e quindi i problemi del campo si sono iniziati a mescolare con quelli poi del campo. Poi gennaio, dove vai via controvoglia, insomma, nel senso, non è che potrei scrivere un libro su questo episodio. Saresti restato volentieri, insomma. Io sarei stra rimasto, però mi rendevo conto che la situazione non era, cioè, sì, 9 giocatori, tra l'altro tra i più importanti, perché mi ricordo anche Sacilotta, Avogadri, Bindi, Bonazzoli, insomma, sono andati via giocatori importanti, quindi sai, ti fai due domande. Io ero volevo rimanere perché comunque sia con Carboni avevo un buon rapporto anche con i ragazzi, poi venivo da mesi di spezzettati, avevo avuto 2 infortuni muscolari, giocato a tratti, fisicamente non stavo bene, quindi avevo bisogno di lavorare in un ambiente che mi desse tranquillità, però senza entrare... Poi arriva l'estate, finalmente questo ritorno a Siena, sì. Dove sei stato contrattualizzato, diciamo il contratto è stato allungato, sì, proprio le scorse settimane. Altri 3 anni con la maglia della Robur, inizi la stagione alla grande, devo dire fisicamente assolutamente perfetto, capitano, no, la faccia del capitano, come è andata? Sono tutte cose veramente importanti per me, sono tutte cose che alla fine rispecchiano quello che sono sempre stato, cioè la mia grande passione per quello che faccio, la mia grande rispetto comunque sia che ho nei confronti di questo mestiere, perché alla fine è un mestiere. Sono ritornato ad essere quello che sono sempre stato, adesso non dico che sono al 100% perché comunque sia la continuità aiuta, però sono in crescita, dalle prime partite a oggi sono già un giocatore sicuramente diverso, però ripeto, ho lavorato, sto continuando a lavorare sperando che appunto nel corso del campionato riesca a dare ancora di più e arrivare al mio 100% che so quanto posso dare, quindi spero veramente di farlo. Il discorso del capitano è un grande onore, sono sincero. È arrivato con lei e l'ha detto vai. Sai, no, è andata comunque sia io con sia Giovanni Dolci che con Mister Colella avevo lavorato insieme, sì, avevo lavorato insieme. E io sono dell'opinione che alla fine l'esperienza conta da un certo punto di vista, nel senso il fatto di aver lavorato insieme, esserci trovati tra virgolette bene, era già una base per, tra virgolette, sapere comunque sia che c'era una professionalità di base, comunque sia un qualcosa su cui poter lavorare. Io penso che il mister comunque sia mi stimi come persona, indipendentemente come giocatore, quindi il capitano io penso che va al di là dell'aspetto tecnico. C'è un lavoro, diciamo, esatto, anche lo spogliatore, esatto, esatto. È una squadra, te sei giovane, però ci sono anche infatti giovanissimi. Voglio precisare che alla fine poi capitano è un discorso abbastanza d'etichetta, poi dopo alla fine si va a vedere quotidianamente il lavoro che si fa per gestire il gruppo e creare quell'equilibrio importante che possa servire. Però diciamo l'essere leader è una cosa che nonostante comunque sia abbia 26 anni, io ho fatto capitano anche a Salerno, ero vice capitano a 23 anni, ho vinto un campionato. Ma perché non penso sia un vanto, ma è una cosa che comunque sia, mi è sempre piaciuto anche con gli amici essere un organizzatore, un leader, un trascinatore.
fatto una sosta perché noi di Siena, sai, ci piace anche vantarci un po' della nostra città, no? Quindi abbiamo scelto un classico posto, uno dei belvedere più celebri della nostra città, e proprio per parlare di questo, cosa ti piace di Siena? Ora, al di là, abbiamo di fronte a noi delle opere maestose, una bellezza, voglio dire, assoluta, però insomma, cosa hai trovato in questo periodo? Ma guarda, cosa ti piace di questa, della nostra città, insomma? Cioè, non vorrei cadere nelle solite frasi fatti, perché alla fine è facile, però basta veramente alzare gli occhi, insomma, questo, la Toscana in generale, però insomma Siena si racconta da sola. Ci giriamo, ci abbiamo quintali di turisti, ma poi tutto l'anno, questo testimonia la bellezza della città in cui ho il piacere di vivere. Ma indipendentemente da questo, anche comunque sia, mi sono trovato bene con molti senesi, ho conosciuto tante persone. Il verde che ci circonda, comunque sia, anche nei posti circostanti, quindi è un piacere veramente, anche quando finiamo allenamento, andarci a fare insieme in collina, spazza nell'Interland, quindi alla grande proprio. Senti, quindi hai fatto della mia... sei uno scapolone, si può dire, sei uno scapolone oppure... Ma guarda, sono sì, al momento sono scapolo, ho chiuso una storia l'anno scorso anno, una storia importante che è finita, mettiamola così. L'anno scorso è stato. E quindi è stato questo pure testimonia, insomma, le difficoltà dello scorso anno. Però al momento sì, siamo bellissimo ragazzi, quindi non avrai problemi.